avvio sono apparse bloccate dai tatticismi. Una mezz'ora di sbadigli dunque fino al gol del Bologna. Un tiro di Galvani, vediamo, è stato deviato da De Marchi e Sebastiano Rossi spiazzato. Lo vediamo al rallentatore, questo gol forse casuale e comunque decisivo. Il Bologna cerca dopo di meritarlo accelerando il ritmo su un Cesena che sconta le numerose assenze dei titolari, specie quella del cannoniere Agostini. Avete visto un tiro fuori ma da buona posizione da parte di Stringara, e un minuto dopo Giordano dal vertice dell'area tenta la conclusione ma il tiro finirà leggermente alto. Ecco, ancora Giordano al 35esimo si esibisce nell'azione forse più bella di tutta la partita, questo gran tiro che colpisce la traversa. Nella ripresa il Cesena si rimbocca le maniche. Sorrentino, che ha preso il posto dell'infortunato Cusin, ha finalmente il lavoro. A proteggere la porta del Bologna c'è però anche Renato Villa, che ferma implacabile ogni spunto dell'attacco romagnolo. Il Bologna si rattrappisce, perde di smalto, ha una sola palla buona e Marronaro, ecco, sciupa così davanti a Rossi. Cesena vicinissimo al pareggio al 16esimo minuto, lanciato da Domini, Djukic supera tutti, anche Sorrentino, ma quando tira a salvare la porta del Bologna c'è Renato Villa. E ancora Villa sugli scudi nel finale della gara a fermare praticamente da solo il forcing del Cesena. Qui si libera di Djukic e poi di Turchetta. Decimate dalle assenze